Scusarmi perché così io mi diverto troppo a fare l'intro col vocoder a dire. Come demo, spero ben Ciao a tutti, io sono Stene da Treviso con Furore, ma soprattutto con tutto il mio Gabbiano, povero Gabbiano, hai perduto la compagnia ritrovati su Stene Channel e bentornati a casa Stene così oggi ho qualche ora libera qualche ora di svago e quindi ho deciso di registrare questo riflesso filmato anche perché il calendario è succulento ed invitante soprattutto per quel che riguarda il girone A visto che sabato sera alle ore 20.30 andrà in scena il derbissimo tra Padova e Vicenza tra l'altro è una sfida che manca da qualche anno eh, non è tipo Padova Verona ecco che è già eh, abbastanza da tempi sostanziosi che non c'è questa sfida Padova e Vicenza manca da, da qualche anno c'è grande fermento c'è grande attesa per quel che concerne appunto questa partita questo match questo incontro e tra parentesi, eh, sta scorrendo qui sotto nelle notizie eh, perché avesse piacere di visionarle. Eh, sul canale sono state uploadate oggi le immagini dell'ultima sfida in Serie A tra i cugini così che dir si voglia fra le due contendenti, eh, sono immagini di Telenuovo tra l'altro, con commento originale di allora di un giovanissimo Gianluca Di Marzio. È una sfida del campionato di Serie A 95-96 e quindi per chi avesse curiosità, voglia di riviversi quel uh, contesto può tranquillamente farlo, ovviamente cercando il video qui su Stane Channel. Come ci arrivano le due squadre. Poi ovviamente questi sono concetti, come al solito, estremamente opinabili e quindi attendo anche i vostri commenti in modo che vi coinvolgo un attimino su, su questa disquisizione a mio avviso mh, ci arrivano due squadre che eh, moralmente stanno lì nel senso che ok il padova è uscito sconfitto da vercelli il vicenza invece arriva da una roboante vittoria contro la pro sesto che tra l'altro sul mio video precedente mi sono dimenticato di dire che il Vicenza questa settimana si becca un bel Gigi! Gigi! Perché dovete sapere che eh, quest'estate, eh, frequentando anche ragazzi più giovani di me, eh, sono riuscito a um, cogliere eh, alcune sfaccettature. L'avevo già detto su un video precedente però lo ridico adesso eventualmente vi siete persi eh, le puntate già pubblicate Gigi sarebbe great game. E Allora effettivamente il Vicenza domenica ha fatto un Gigi, un great game. Gigi! E quindi mi sembra giusto celebrarlo con uh, questa sigla che adesso ovviamente devo togliere questo stinger tecnicamente stene stinger e, mh, tornando appunto a, al discorso della partita ci arrivano due squadre secondo me che moralmente tutto sommato stanno bene ovviamente il Vicenza ha uno spirito un pochino più eh, dimesso più tranquillo rispetto al Padova, che già magari è stato messo un pochino sulla gogna da, 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 da una frangetta di tifosi soprattutto nei social però alla fine, secondo me, è una partita che eh, lascia presagire a un bel match e che è aperto a qualsiasi genere di pronostico. Non si può assolutamente eh, azzeccare, secondo me, eh, con certezza matematica quello che accadrà sabato sera all'Euganeo. È una sfida estremamente sentita, alle quali ci tengono particolarmente le due tifoserie, tanto che eh, l'ultima ora indica addirittura oltre 1800 italiani strappati venduti per quel che riguarda il settore ospiti quindi ci sarà un bagno di folla dalla città berica non indifferente ma credo che i padovani risponderanno presente adesso non lo so ipoteticamente che cifra si possa toccare a livello di pubblico immagino insomma che non dico come la finale playoff la semifinale scusate playoff con il catanzaro però insomma andremo lì vicino anche perché poi intelligentemente eh, la gara è stata programmata inizialmente per il pomeriggio poi è stata spostata alla sera e quindi credo che mh, insomma Essendo appunto un sabato sera, un giorno festivo, che quindi presumibilmente anche tante persone che comunque lavorano il sabato, alla sera comunque riescano a ritagliarsi lo spazio per seguire la propria squadra. Credo che, insomma, presumo, che arriveremo a livelli della semifinale col Catanzaro. Non credo si tocchino cifre come la finalissima con il Palermo. però mai dire mai. Insomma, siamo appena. A mercoledì quindi mancano ancora diversi giorni. La cosa certa è la presenza di un nutrito, se non addirittura corposissimo. Gruppo di sostenitori vicentini. Gli allenatori stanno giocando un attimino così sulla psicologia, stanno facendo un po' gli psicologi a me. Comunque tutto sommato è piaciuto il commento di Baldini, eh, mister eh, dei biancorossi Vicentini. Eh, che appunto lui dice sono un pochino preoccupato eh, nei confronti di questo derby perché mi, mi, mi sì eh, sto con le orecchie alte visto che eh, il Padova eh, arriva da una sconfitta quindi quale miglior partita per riscattarsi per gli uomini eh, del mitico Bruno Caneo che è sempre qui il mitico Bruno che ci accompagna in uh, questo percorso <ride> di video finché ci sarà bruno sarà qui a fianco a me il mitico bruno caneo e il padova insomma io comunque tutto sommato ho visto una squadra come ho detto precedentemente tatticamente obbediente con magari però degli elementi che ehm, non sono proprio adattissimi al modulo di Caneo. Staremo a vedere quel che succederà sabato sera. Che cosa si inventerà il tecnico, che se non sbaglio è squalificato anche per questa partita. Quindi non siederà in panchina. Quindi rinvia il suo appuntamento con uh, l'effettivo debutto in campo all'Euganeo. Eh, negli impegni successivi, tra l'altro, poi, da, da sabato in poi inizia una settimana di fuoco per tutte le squadre perché eh, ci sarà l'impegno di sabato domenica, poi c'è quello infrasettimanale del mercoledì, quindi successivamente quello del sabato e la domenica. Eh, è una fase del campionato insomma interessante, che può chiaramente portare a dei risvolti. Eh, diciamo. Indicativi di massima, ma non decisivi, di fatti, indipendentemente da come andrà il derby, sia da una parte che dall'altra, non ci devono essere, secondo me, né eh, dichiarazioni di, 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 eh, di sorta di qualsiasi genere di trionfalismo, ma né tantomeno insomma, decantare eventuali de profundis. Siamo all'inizio del torneo fosse arrivato questo derby come qualche anno fa in un momento nevralgico del campionato, allora là ci si poteva sbilanciare. E in questo momento tutte le squadre sono un cantiere aperto, l'ho già detto, sono in fase di rodaggio. È chiaro che comunque eh, se il Vicenza mantiene questi ritmi realizzativi, eh, effettivamente fa paura. Dall'altra parte comunque c'è un padova rinnovato. Adesso Vediamo che cosa succede anche e soprattutto sul fronte societario. Ho visto che comunque eh, il DS Mirabelli si è dichiarato soddisfatto del mercato. E dispiaciuto dei quattro esuberi. Che comunque probabilmente questi giocatori resteranno sul groppone come minimo fino a gennaio, se non addirittura fino a fine anno, e qui poi. Ci potrebbero aprire 300.000 parentesi, ma noi non lo facciamo. Ma io non lo faccio, poi se volete farlo voi, i commenti sono lì apposta. Mentre mh, per il Vicenza, insomma, eh, è un appuntamento importante, è un appuntamento sentito. E che potrebbe confermare tutto ciò di buono che è stato fatto con la Pro Sesto, ma alla fine poi non si decide nulla, il campionato non finisce chiaramente alla seconda giornata, ne deve passare di acqua sotto il ponte, come si suol dire, e quindi tutto ovviamente è rinviato a sabato sera per questa sfida, per questo derby. Eh, completamente a matrici venete. E, mh, prima di concludere questo. Breve, breve quasi dieci minuti ho parlato riflesso filmato vi ricordo ovviamente che per vivervi la terza serie a 360 gradi visitate il sito www.lacasadici.com che da questa settimana tra l'altro dovrebbe ricominciare a riproporre tutti gli highlights di tutti i match che si disputano all'interno dei tre gironi e quindi vi invito ovviamente a iscrivervi sulla pagina Facebook, a visitare il portale. Tra l'altro poi associato anche a eh, gianlucadimarzio.com, fa parte del network di gianlucadimarzio.com. Eh, fatevi anche un giretto su serie d 24.com, altro portale ovviamente legato a questa grande famiglia. Con tutta probabilità eh, dovrei commentare io Padova-Vicenza per quel che riguarda gli highlights, quindi sono molto contento ed emozionato di eh, poter eh, applicare la mia voce per la prima volta su, su, su un derby così importante e non vi nego insomma anche un minimo di emozione. Ringraziandovi, come sempre, innanzitutto di essere in tantissimi a seguirmi e di avermi fatto superare l'esorbitante cifra dei 18.000 iscritti, e ovviamente porgendovi la mia gratitudine per quel che eh, riguarda la vostra gentile attenzione, in attesa dei vostri commenti mi congedo qui, e come sempre, cosa dirvi? Provo a fare un esperimento. Ve voglio bene. Stime bene e se vediamo al prossimo video, la prossima puntata di Casa Stene. Non so sinceramente se è venuto una co però ve voglio bene. Stime bene e se vediamo al prossimo video, la prossima puntata di Casa Stene. Ciao a tutti.